Inizia così il Consiglio Comunale a Taurisano, oggi 5 marzo 2022, con il sindaco Luigi Guidano che da buon educatore sembra quasi tornare di nuovo in cattedra a spiegare con un semplice, ma carico di significato, intervento il senso della pace a cui hanno fatto seguito 3 minuti di silenzio di tutta l'assise consiliare. A me piace iniziare, poi naturalmente ci sarà la possibilità di un intervento da parte di ciascuno dei capigruppo presenti, citando quello che è l'articolo, uno degli articoli, anzi più che articoli, articolo dal punto di vista dell'esposizione, principio dal punto di vista dei contenuti della nostra Costituzione, la Costituzione Repubblicana, che è esattamente l'articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana. L'articolo 11 della nostra Costituzione recita esattamente: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e mezzo come risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Questo è l'articolo della nostra Costituzione. Questo vorrei che fosse l'articolo di tutte le costituzioni, perché se tutti si andasse in questa direzione, probabilmente certe catastrofi potrebbero essere evitate. Io al momento non aggiungo altro e propongo 3 minuti di silenzio per quanto sta accadendo in Ucraina. Se anche il pubblico vuole partecipare alzandosi in piedi. In questo clima solenne e raccolto prende la parola il capogruppo della maggioranza, Gianni Liuzzi, che legge una mozione indirizzata al governo con cui si esprime la condanna dell'intero Consiglio Comunale di Taurisano contro la guerra in Ucraina, un attentato ai diritti e alla democrazia dell'Europa intera, a suo giudizio. Il Consiglio Comunale di Taurisano, premesso che l'articolo 11 della Costituzione italiana recita: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, consente, in condizioni di parità con gli Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Permesso ancora che le notizie e le immagini che arrivano dalla guerra in Ucraina procurano un'enorme sofferenza e rendono intollerabile che dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale si debba ancora assistere ad atti di violenta conquista territoriale che rappresentano attentati ai diritti e alla democrazia dell'Europa intera. Premesso che considera importanti le parole di Papa Francesco, che si schiera apertamente per la pace e contro la guerra, ricordando che chi fa la guerra dimentica l'umanità. Non sta dalla parte della gente, non guarda la vita concreta delle persone, ma mette davanti a tutto gli interessi di parte e di potere. Si affida alla logica perversa e violenta delle armi. In ogni conflitto la gente comune è la vera vittima, che paga sulla propria pelle le follie della guerra. Penso agli anziani, a quanti in queste ore cercano rifugio, alle mamme in fuga con i loro bambini. Sono fratelli e sorelle per le quali è urgente aprire corridoi umanitari e che vanno accolti, ribadendo che chi ama la pace, come legge della Costituzione italiana, ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Il Consiglio Comunale esprime la più ferma condanna delle azioni di guerra e di violenza che si stanno perpetrando sul territorio ucraino ed esprime la massima solidarietà e vicinanza dei cittadini taurisanesi e alla popolazione ucraina. Chiede al governo italiano, agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione Europea di impegnarsi in iniziative di contrasto all'aggressione armata, assumendo le misure necessarie. Mozione condivisa dal gruppo Continuiamo Insieme, rappresentato in aula dal solo consigliere Fabrizio Preite, per il quale libertà e pace sono valori fondamentali per ogni popolo che risiede sulla terra, perché la guerra non ha mai portato a nulla di positivo. Di comune assenso è Pippi Magli, il consigliere capogruppo di Taurisiamo, che esprime solidarietà al popolo ucraino sotto le bombe e auspica che l'Europa si mobiliti per riportare la pace. Dopo le comunicazioni del sindaco, con un intervento prettamente tecnico e politico, l'assessore Francesco Damiano ha esposto a tutto il Consiglio gli ultimi atti, dall'adeguamento del regolamento edilizio tipo adottato con determinazione numero 844 del 1 dicembre 2021 e con una precedente delibera di giunta, uno strumento, quest'ultimo, che serve ad evitare le difficoltà interpretative in maniera urbanistica, alla determinazione 816 del 30 dicembre 2021, con cui si è dato il via al piano colore entro
entrambi ampiamente raccontati nei nostri precedenti articoli in vari scambi di battuta proprio con l'assessore Damiano, come quello dell'ampliamento del cimitero cui è partita la progettazione per l'area retrostante. Ha fatto seguito la notizia che alcuni giorni fa abbiamo avuto il piacere di raccontare la realizzazione della palestra dell'Istituto di Istruzione Superiore Filippo Bottazzi di Taurisano, uno dei 5 interventi su cui la provincia di Lecce sta investendo per farli valere sul PNRR, un progetto, questo, di cui non ne trarrà beneficio solo la scuola, ma l'intera cittadinanza. Siamo riusciti quindi a sollecitare la provincia, quindi a presentare per l'Istituto Bottazzi, in collaborazione ovviamente anche con l'Istituto stesso e con il dirigente, il professor Negro Salvatore, quindi che ringrazio anche per la disponibilità che ha dato quindi per la presentazione di tutta la documentazione necessaria entro i tempi utili, un progetto quindi per la costruzione di quella che era la palestra appunto dell'Istituto Bottazzi. È un progetto presentato dalla provincia, naturalmente di quel progetto potrebbe beneficiare l'intera comunità di Taurisano. C'è solamente un aspetto quindi da considerare, quindi il numero degli studenti, che ovviamente non è molto, molto alto. In ogni caso quindi Taurisano è presente all'interno quindi di questa candidatura e speriamo e ci auguriamo tutti che possa andare a buon fine. Un'altra collaborazione importante è stata la ripresa del tavolo tecnico sugli impianti di bottino, ricominciata dal 21 dicembre 2021 alla presenza di tecnici, responsabili ed ingegneri in provincia, a cui farà seguito un successivo incontro a breve, ha detto l'assessore, per decidere del futuro dell'infrastruttura. Esempio di dialogo politico è anche l'approvazione del protocollo d'intesa con il Comune di Ugento per la realizzazione di una rotatoria sull'SP66 all'altezza dell'intersezione con via Vicinale Lumonte e via Trappeto de Varano. La progettazione sarà un 50-50 con il Comune di Ugento, ha spiegato l'assessore, invece le spese per la realizzazione tutte a carico della provincia. Sempre in ambito di aree interne, non sono finite qui le progettazioni di rotatorie per la messa in sicurezza di tratti interni sulle strade provinciali. Questo argomento quindi si è tenuto un incontro quindi in provincia di Lecce e poi quindi abbiamo fatto un incontro quindi nel comune di Capofila di Tigiano in merito alle proposte di viabilità interna, quindi abbiamo candidato 2 possibili interventi che sono delle rotatorie che collegano i tratti quindi provinciali, cioè una verso la strada quindi di Casarano, quindi nell'incrocio quindi del cimitero, l'altro invece nella direzione di Permigiano, che è lo snodo quindi del commissariato, per la realizzazione quindi di due rotatorie. Sempre in ambito di area interna abbiamo praticamente un altro intervento che l'11 di questo mese quindi sarà continuato anche con i tecnici qui in loco, è quello relativo quindi alle stazioni TAD, altri finanziamenti che possono sempre arrivare per quanto riguarda la mobilità lenta, e anche su questo Taurisano quindi sta programmando e partecipando in modo abbastanza stringente. Taurisano pensa anche al post Xylella. Taurisano, Montesano, Specchia, Ruffano stanno collaborando per cercare quindi di creare un progetto pilota, studiato anche all'Università di Bari, per recuperare dal punto di vista del paesaggio, del verde, questa fetta di territorio. Anche su questo quindi partirà a breve una programmazione preliminare che poi sarà candidata a finanziamenti importanti sia nel PNRR sia su questa strategia di aree interne. Sempre continuando a parlare di ambiente, è prossima la realizzazione di 4 isole ecologiche intelligenti, individuate in 4 punti strategici della città, una nella zona 167, una nella zona dei parcheggi della piazzetta del supermercato alla via di Casarano, una nella zona mercatale adiacente alla Casa dell'Acqua e l'altra adiacente alla chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice. Queste sono 4 infrastrutture importanti e intelligenti, nel senso che possono essere inseriti dei rifiuti attraverso delle schede segnaletiche personalizzate. Il tutto serve sempre per migliorare l'esercizio della raccolta differenziata. Queste sono una parte delle comunicazioni dell'assessore Damiano, che come un evidenziatore vogliono segnalare l'attività politica dell'amministrazione, dinamica ed attiva non solo sul fronte ambientale, ma anche urbanistico, dialogando con vari livelli di amministrazione. I toni si alzano con l'interrogazione del consigliere Maglie, che ancora una volta ha segnalato la presenza non continua del servizio di assistenza sanitaria della Guardia Medica, facendo intendere quasi un fermo dell'amministrazione su questo tema, tanto che lo ha portato a scrivere direttamente all'assessore regionale alla sanità, Rocco Palese. Oggetto: assenza del servizio di continuità assistenziale, Guardia Medica nel comune di Taurisano.
Il sottoscritto Giuseppe Malli, nelle qualità di consigliere comunale di Taurisano, con la presente comune che il nostro comune già da parecchio tempo vive l'assenza del servizio di continuità essenziale guardia medica. La comunità taurisanese quindi è obbligata, in assenza di tale servizio, di rivolgersi presso il comune di Ruffano o addirittura presso il pronto soccorso di Caserano o Tricase. Egregio dottor Palese, chiedo quindi a voi di prendere in considerazione la mia richiesta e, se possibile, di ripristinare quanto questo servizio, visto e considerato che la città di Taurisano conta circa 12.000 abitanti e non può sostenere una situazione del genere. In attesa di una sua risposta, lo ringrazio anticipatamente e porgo i miei più distinti saluti. Esaustiva la risposta dell'assessore Preite per un problema certamente non politico e la politica di certo non può trovare facilmente la soluzione. Questo è un problema proprio di ASL. Io ho comunicato al direttore De Giorgi, però lui mi ha detto chiamate Rollo. È inutile che chiamiamo Rollo o chiamiamo Carlao o che chiamiamo Palese. La situazione è questa. Il consigliere ha poi continuato portando all'evidenza il dissesto di molte strade del paese. Ci sono delle buche, avevo segnalato in via Contrada Molicchi, seconda traversa, prima traversa, da circa un mese. Lì abitano un sacco di cittadini di Taurisano, ma parecchi. E non si è intervenuti per niente. A tutt'oggi non si è intervenuti per niente. E anche c'è una buca, addirittura, di fronte alla farmacia Verardi, che passa un sacco di gente di lì, perché c'è la posta, perché c'è tanti esercizi commerciali, perché c'è banche, cioè passano, anche lì c'è una buca. E no, se uno passa di sera con una bicicletta, con un motorino, salta in aria, perché la buca è così profonda, anche se non è più. E neanche questo si è intervenuti. Decisa e pronta è stata la risposta dell'assessore Carolì, segno di chi ha le maniche rimboccate per questo problema e il cui impegno sta iniziando a portare i suoi frutti anche facendo fronte ad una situazione delle casse comunali, che non è di certo delle migliori. Anch'io vorrei, se potessi, un paese senza nessuna buca, no? Lo vorremmo tutti, sarebbe veramente un sogno. Se non lo facciamo non è perché non c'è impegno o perché non vogliamo, è ovvio che semplicemente non ci sono le risorse, per cui noi possiamo avere tutti i desideri che abbiamo, ma se poi non abbiamo la possibilità di realizzarli concretamente, purtroppo non possiamo farci niente. Oltre a partecipare a tutti i finanziamenti possibili, come stiamo cercando di fare, e mi riferisco per esempio il 23 febbraio è arrivata la comunicazione, per fortuna, che è andata bene Strade per Strade, è un finanziamento a cui abbiamo partecipato ed è andato bene. Il 20 e il 24 febbraio sono arrivate altre comunicazioni per importi come 60.000 per il 2022 e 30.000 euro per il 2023 che ci saranno stanziati per lo Stato e li utilizzeremo per riqualificare le strade. C'è un altro finanziamento a cui abbiamo partecipato ultimamente, abbiamo fatto un progetto per 610.000 euro solo strade. Attualmente c'è anche il progetto che scade il 31 marzo per la rigenerazione urbana, anche lì interverremo sulle strade. Cioè, stiamo facendo il possibile, proprio perché ci rendiamo conto che la situazione è assolutamente grave, no? Come in una staffetta, la parola dell'opposizione passa al consigliere Preite, l'unico rappresentante della precedente amministrazione, che continuamente nei suoi interventi non smette di ricordare i meriti che vengono dalla sua precedente esperienza, cucendo a questi interventi politici le sue interrogazioni. La prima è sull'abbandono di alcune zone riqualificate dall'amministrazione Stasi, come Piazzetta Tasselli, Piazza La Pira e il verde attrezzato di Via De Pace. Da qualche tempo ci arrivano delle segnalazioni sullo stato di queste zone, che seppur sono state riqualificate appunto da meno di 6 mesi, risultano abbandonate e degradate. In particolare ci sarebbero degli interventi importanti da fare sotto l'aspetto della pulizia del verde e contro l'abbandono di rifiuti che purtroppo si è verificato nell'ultimo periodo. Inoltre addirittura sembrerebbe nella Pinatina esserci dei nodi della cosiddetta processionaria che sarebbe molto pericolosa oltre che per le persone anche per gli animali di compagnia. Quindi chiediamo al sindaco e all'assessore di competenza se e quando è previsto un intervento per la pulizia e la manutenzione di queste aree. Incalza poi con due interrogazioni sul centro anziani e la comunità per stranieri minori non accompagnati. La prima su quando sarà aperto il centro, la seconda sullo stato di attuazione delle iniziative riguardo l'inclusione dei ragazzi. Domande a cui la risposta è una sola, si procede.
Per quanto riguarda la struttura per anziani, stiamo quasi in fase di completamento, nel senso che abbiamo fatto lavori lì ai campetti, quindi adesso stiamo aspettando, che venga fatta una pulizia, finiscono i lavori, poi viene tutto ripulito e poi in primavera spero di aprire. L'ultima interrogazione è una richiesta di chiarimento per i cittadini sulla situazione politico-amministrativa del nostro comune nell'ultimo periodo. Abbiamo notato da diverse settimane che il sindaco partecipa poco all'attività dell'amministrazione, ovvero negli ultimi mesi ci sono delibere dove lei risulta assente e oltre a questo abbiamo notato che c'è un forte delegare di tante situazioni di rappresentanza del nostro comune. Premetto fortemente in maniera chiara che questa mia richiesta di spiegazioni nulla ha a che fare con eventuali fatti personali che riguardano la vita privata delle singole persone, ma considerato il fatto che il sindaco è da sempre il motore trainante di un'amministrazione ed il particolare periodo storico che stiamo vivendo, penso che la sua presenza sia fondamentale. O perlomeno eventuali problemi che possono causare, rallentamenti o difficoltà proprio all'attività amministrativa devono essere detti in modo chiaro e preciso a tutta la cittadinanza. È giusto che ogni cittadino sappia eventualmente di questa situazione e faccia le sue considerazioni. Alla risposta del sindaco, quella di un uomo politico d'esperienza, di un uomo delle istituzioni, o meglio, come lui stesso ha detto, di un padre di famiglia, hanno fatto seguito il sostegno intero della sua squadra con le parole del vice sindaco. Confermo che non c'è stato mai neanche un'occasione in cui c'è stato un rallentamento o una difficoltà dell'azione amministrativa di questa maggioranza. I diversi e numerosi incontri a livello locale, intercomunale, convenzioni, le assemblee dei sindaci, Taurisano non è mai stato assente, mai, non c'è stato un evento in cui i consiglieri di opposizione o qualsiasi altro cittadino possano dire che Taurisano è stato assente, in nessun altro e nemmeno a livello, ancor meno a livello locale. Anche nei momenti in cui c'è stato fisicamente assente il sindaco, anche il palazzo comunale è stato costantemente presidiato dagli assessori, dai consiglieri comunali, dal capogruppo. Non ci sono neanche, al di là di quella lettera a cui facevi riferimento, che in democrazia c'è libertà, noi siamo per la libertà, lo abbiamo detto anche in campagna elettorale, e quindi c'è sicuramente la libertà anche di esprimere, di dissentire, ben vengano queste cose, sarebbe grave invece se ci fosse una situazione in cui tutti dicono va tutto bene. Quelle sono sempre critiche costruttive che aprono discussioni e permettono di lavorare e lavorare ancora meglio. Si è passati poi al successivo punto all'ordine del giorno, gestione in forma associata delle attività di programmazione e progettazione ai sensi dell'articolo 30 del TUEL, approvazione dello schema di convenzione e autorizzazione al sindaco alla sottoscrizione, già approvato all'unanimità in commissione. Uno strumento, questo, che può portare il Comune a sfruttare al meglio i fondi PNRR, POR e PON. Allora, il tutto parte naturalmente quindi dal bando del Ministero, quindi, che è venuto fuori per quanto riguarda la rigenerazione urbana e culturale delle città e dei borghi del nostro Paese. E, come sapete, quindi, sono finanziamenti importanti, quindi, che sono finalizzati ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che in forma associata presentino una popolazione superiore a 15.000 abitanti nel limite massimo di 5 milioni per ogni progetto che viene presentato. A questo tipo di finanziamento possono accedere i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite col decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 e per questo motivo quindi Taurisano, come diceva il sindaco, ha fatto una scelta territoriale. C'erano sul banco anche altre proposte con altri comuni. Naturalmente la scelta è stata fatta anche guardando l'obiettivo e guardando soprattutto lo stanziamento. Come sapete, quindi, a livello nazionale sono stanziati su questa misura circa 600 milioni di euro. Se ogni progetto, quindi, è candidato per l'importo di 5 milioni, quindi facciamo subito dei calcoli, vediamo quindi che sicuramente saranno tante richieste e non tutte potranno essere soddisfatte. Quindi, per questo motivo, quindi, si è andato sulla
sulla qualità della proposta quindi che si vuole presentare, ed ecco perché si è ritornati su quel raggruppamento con Acquarica Presicce Ugento per cercare quindi di riprendere anche ciò che già come convenzione Taurisano aveva con la cosiddetta associazione dei comuni Terra del Sole e del Mare, insomma, con cui Taurisano quindi era partito già in ambito di altri progetti per quanto riguarda il SAC, i sistemi ambientali e culturali, per quanto riguarda l'Aro 10, quindi con i rifiuti, e tutta un'altra col PAES e tutta un'altra serie quindi di progetti che questo territorio quindi sta portando avanti in forma comune. Tra l'altro, come sapete, quest'area territoriale può manifestare quindi bellezze paesaggistiche, architettoniche, culturali, sociali, anche per una serie di motivazioni che ci legano come cittadinanza tra Taurisano e Ugento in modo particolare, e nonché anche le ricchezze e le bellezze del territorio, sia quello costiero sia quello dell'entroterra. Ecco perché la scelta quindi per andare verso questo obiettivo e verso quest'area territoriale. Collaborazione già avuta nel passato con i comuni di Ugento e Presicce Acquarica, che vediamo continuare con piacere, e questa è la dichiarazione di voto di Taurisiamo, che esprimono voto favorevole anche per la immediata eseguibilità, come il consigliere Preite per Continuiamo Insieme, che definisce la convenzione la strada giusta e migliore per le opportunità che potranno venire per il comune. Nell'ultimo punto, presentazione al Consiglio Comunale delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato anni 2021-2026, la staffetta dell'opposizione è passata alla consigliera Normanno, che ha difeso strenuamente l'operato della sua vecchia amministrazione, alcune volte inceppando in situazioni su cui è stata bacchettata dall'assessore Damiano e dal consigliere Ciullo. Sindaco, è doveroso intervenire perché è proprio, secondo il mio punto di vista, una cosa che non sta in terra e in cielo, da nessuna parte. Il problema è che le tasse non guardano in faccia l'individuo. Le tasse non guardano chi può pagare o chi non può pagare. Sono delle tasse, sono dei tributi che purtroppo, ahimè, bisogna per forza che il Comune riscuota. Non guarda in faccia chi ha i soldi o chi non ha i soldi, ma sono delle tasse purtroppo che devono essere recuperate e pagate. Per quanto riguarda invece la programmazione che la vecchia amministrazione ha fatto con la società Cervid, mettiamo un velo pietoso, perché non erano nient'altro che una società che non sappiamo nemmeno chi fossero, che sulle lettere che hanno avuto quei contribuenti che non avevano pagato o che nel frattempo avevano pagato, non c'era nemmeno un'email, per cui riprendere quel discorso che hanno inviato queste lettere a persone inesistenti, ed erano solamente delle persone, una società che era allo scopo solo ed esclusivamente di riempire le tasche proprie, perché se un contribuente ricevuta anche una lettera da parte di questa società, ma che era consapevole il contribuente che doveva pagare e ha risolto il problema con l'ufficio, non si faceva una comunicazione fra i due, fra l'ente e questa società. Tanto è vero che questa società che interveniva sui contribuenti voleva capire il modo in cui hanno chiuso la pratica. Perché? Perché loro chiudevano la loro pratica ed erano remuniti in base alla chiusura della stessa. Quindi, secondo il mio punto di vista, che ho avuto poco a che fare con questa società, era una società che non ha fatto nulla, è una società che, ahimè, ha portato solamente a problemi alle persone, e hanno fatto un mobbing alle persone, anche persone anziane che si erano dimenticate di pagare l'IMU, hanno fatto un mobbing nelle persone più deboli. Anziché agevolare queste persone, avete proprio avuto quell'abilità, specialmente nel centro più debole, a proprio a tartassare queste persone. E io ne sono consapevole, sono proprio un testimone di queste persone, perché moltissime persone, specialmente le più anziane che io mi grado di rappresentare, okay, venivano nel proprio ufficio per dire: ma perché mi fanno questo? Hanno fatto solamente un mobbing alle persone più bisognose, e vi dovreste vergognare di questa cosa che avete fatto.
per Continuiamo Insieme. Sarà tutto da vedere. Quindi, sindaco e maggioranza, pur condividendo alcune cose delle vostre linee programmatiche, anche perché considero il fatto che ci sono molte attività, molte cose che sono state ereditate e quindi stanno andando avanti in maniera positiva, giudicherò a fine mandato, dopo che avrete lavorato e come è giusto che sia, se avete mantenuto le promesse che oggi presentate in questo Consiglio Comunale oppure no.